Non sentite? Anche voi? Ma questa... Ma è la musica che arriva da Narnia. Oh! Stanno scendendo sulla terra, ragazzi. E non sono più così simpatici con... Uè, bilanista! La seconda stella di cartone! Sfrang! 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 Ve l'abbiamo messa in faccia, giusto? Nel giorno del derby sono stati gli astri che l'hanno deciso. La stella cometa. La stella cometa Marot. L'altra Cefrin. L'altra ancora Infantin. E tutta la Via Lattea della Covisax. Bilanista! Biretrocesso! Erano simpatici, eh? Tutto sommato, sapete, il Buzzurro Nerazzurro è stato il primo personaggio che è stato eletto in Delirium Italicalcio, un mio vecchio canale che ho chiuso un mese fa per portare tutti quei personaggi adesso solo per abbonati del canale, no? C'era Kenciro il Napoletano, il Gobbo Terruncello, lo pseudo fantamilanista, il maestro Zan, il milanista classista, tutti questi personaggi, il bischerino fiorentino. Vabbè, ma sapete, nel calcio lo sfottò, lo scherzo, a qualcuno dà fastidio. Soprattutto quando su Narnia, in questo meraviglioso mondo, fantastico, dove tutto è possibile, puoi avere 1,5 miliardi di debiti, ma loro dicono: io non sapere cosa essere debito. Su Narnia avere soldi Monopoli, noi giocare con soldi Monopoli. Oh, poverino, non lo sapevo. Io non sapere che mio presidente un anno Cina non si fa vedere, chi se ne frega. Tutto a posto, giusto? Ecco come, appunto, la pubblicità. Lo intiende? Invece no, torniamo su Narnia. Ma pensa un po'. Ma stanno arrivando a... Ragazzi, io vedo navi da Narnia, eh? Attenzione, mi sto preoccupando perché stanno arrivando abbastanza aggressive. Per continuare con questo video, metti subito like, iscrizione al canale e condivisione, se ancora non l'hai fatta. Vai! Tribù Rossonera, tribù di gente vera. Buon lunedì 3 di giugno a tutti e a tutti e bentornati e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. E dunque, da Narnia, attenzione, che si sono un po' incazzati. È cambiata la musica. Stanno scendendo in guerra. E adesso si stanno trasformando. Hai toccato la mia bella idea? Tu non potere parlare di me come per scritto, cartonato, col caffè corretto di Herrera, col passaporto falso e con essere ripescati dalla Serie B nel 1921-22. Tu non puoi. Guarda i conti a casa tua. Tic tac, tic tac. Devi 695 milioni a Elliot l'anno prossimo. Guarda in casa tua che non avete neanche i soldi per pagare il vostro magazziniere. Guarda tutte le schifezze che avete fatto, biretrocessi. Ma la nostra Inter non si tocca, perché noi abbiamo il plotone dei nostri guerrieri samurai, gli scribacchini pennivendoli del mainstream, tutti ben addomesticati da noi, e ve li mandiamo sul pianeta Terra a combattervi. Ed ecco a voi la trasformazione dell'interista dal buzzurrino nerazzurro simpatico. Adesso ci siamo incazzati veramente. Biasin risponde.
A Gasperini sulla questione dei debiti dell'Inter, scatenando una marea di commenti. Ha commentato sul suo post le parole del tecnico dell'Atalanta dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. Anche se c'era qualche pirla che è entrato nel canale e mi ha detto: guarda che queste dichiarazioni le ha rilasciate una settimana fa e poi subito le ha smentite, pirla. Ah, su Narnia ieri sera era una settimana fa. Torniamo ai cattivoni che ormai si sono incazzati e scendono a fiotte da Narnia per combattere il nemico. Milanista, bilanista, biretrocesso, il gobbo maledetto, tutti contro, perché noi abbiamo la verità. Fabrizio Biasin, Gasperini, come si colma il gap con l'Inter per lottare per lo scudetto? Un modo è fare un miliardo di debiti e dare soldi a destra manca ai giocatori? Non ha mai superato l'1-3 di Novara. Del resto è comprensibile. Dover rinunciare all'Inter non è una cosa semplice. E perché della squadra che incontrerà nella finale di Supercoppa Europea del Real non ha parlato? Esilarante come ormai ogni evento possibile e inimmaginabile si è usato come pretesto per piangere contro la nostra bella Inter. Dopo un anno bellissimo avremo anche un'estate bellissima. E poi nel 2011 l'attuale tecnico atalantino ha guidato la formazione interista. Nessuna vittoria, un esonero maturato dopo appena 5 partite ufficiali. Gli rode ancora come a quei biretrocessi belanisti. Ma voi pensate che finisca qua? Eh no, cari miei, eh no. Perché a parte lui, ce n'è anche un altro. Non finisce qua. Hanno toccato nella fibra di questi poveri interistelli, santi, immacolati, verginelli, non hanno mai fatto nulla per quello che sono stati prescritti, non hanno mai fatto nulla per quello sono stati riammessi alla Serie A dopo il 21-22, il secolo scorso. Ma loro, i caffè a loro gli piacciono corretti, cosa c'è di male? Come i bergamaschi gli piace il bianchino, loro piacciono i caffè corretti ai tempi di Herrera. Ma cosa c'è di male a fare dei passaporti falsi? Se lo faccio io vado solo in galera. Cosa vuoi che succeda se per caso ti regalano uno scudetto di cartone a 30 punti dalla prima e quando devi fare il cofanetto per i 20 scudetti ne escono solo 19? Come mai? Come mai poi toccati nella loro misera vita vengono a dire... E perché voi cosa parlate di cartone nel 1906? Come ve l'hanno dato lo scudetto? Ma sai com'è? Sul pianeta Terra ci sono delle regole di calcio che su Narnia probabilmente non sono mai state comprese perché fate quel cazzo che vi pare. E sul pianeta Terra, quando una squadra non si presenta al terzo incontro, c'è il tavolino 2-0. Non perché ci regalano lo scudetto, perché l'altro non si è presentato. È difficile da capire, giusto? Vabbè, ma su Narnia, che si vive in questo mondo favoloso e spettacolare, è difficile comprendere noi poveri terrestri. Ma ci fosse solo Biasin, dici, vabbè, che lì, quello che andava dietro l'onda di Longoni dicendo sì sì, anch'io ho informazioni che Conte verrà al Milan, le fonti attendibili, loro sono giornalisti del mainstream, gente pagata con subvenzioni statali per dirvi la verità e ve la dicono sempre. Ma non finisce qua, perché dall'altra parte ragazzi stiamo toccando un altro giornalista che
ci è rimasto un po' male. E allora anche lui si trasforma, il tale Giovanni Capuano, su X, un suo tweet diventa... Le sue parole, le parole del Gasp, sono una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro di un collega Inzaghi e sfiora la maleducazione. O forse Inzaghi è riuscito quello che a Gasperini è mancato, fare il salto di qualità in una grande società. Minchia, che paura, ragazzi. Oh, oddio, che paura. Con l'Atalanta ha vinto un'Europa League vincendo 3-0 in casa del Liverpool, battendo 3-0 in semifinale il Marsiglia e battendo dopo 51 partite che era praticamente invincibile il Bayer di Leverkusen. Leverkusen gli ha messo 3 pere in finale. Minchia come vi brucia, eh? La verità ti fa male, lo sai. Stop! Per concludere, voglio ricordare un paio di allenatori prima di Gasperini, prima che venissero minacciati, ovviamente, per ritrattare. Però sapete che le cose che nascono subito sono quelle più spontanee che vengono da dentro. Quando ci si ragiona troppo e si ritratta, già diventa falso. 2 anni fa. Perché la Lazio... Maurizio Sarri. Intervistato dopo una partita che vinse 3-0 alla Recchi contro la Salernitana, era gennaio 2022, riporta delle frasi abbastanza peculiari ad Azzon. Facciamo passi avanti, blibibi. A un certo punto gli si fa una domanda sull'indice di liquidità delle società e lui dice: sto studiando, anche se non capisco come ci siano squadre indebitate che hanno l'indice di liquidità a posto. Così è passato inosservato perché era un paio d'anni fa, ma non finisce qua, perché in tempi non sospetti, e sarà stato quanto? Cosa siamo, a giugno? Era aprile, no? Se non sbaglio, 2 mesi fa, e poi si è dovuto ricredere. C'è una tendenza ad arrivare. No, aspetta, come che fanno i bolognesi? No, è il romagnolo. C'è una tendenza ad arrivare all'obiettivo da furbi. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo debiti significa barare. L'Inter sta barando? Sì. Affermazioni rilasciate all'hotel Federico II a Iesi, nelle Marche, e riportato dal Corriere Adriatico. C'è una tendenza ad arrivare all'obiettivo da furbi. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Lo faccio bene l'accento romagnolo? Ah. Fate una bella cosa. Tornate lì. Tornate sulla vostra bella Narnia. Prendete le vostre flotte di stupidotti youtuber, di manipolatori dell'informazione. Fate un unico pack completo e vai. Via. Però, se tornate sulla Terra, prima pagate il 1,5 miliardi di debiti. Se tornate sulla Terra e volete partecipare alla vita comune, civile e onesta, prima di pagare degli stipendi da urlo, mettete a posto i vostri debiti. Perché se io sono un milleurista, non posso permettermi una Ferrari. Buon viaggio.
su Narnia. Serpentelli. Se ti è piaciuto questo video, perché bisogna farlo così, con l'ironia, perché sapete, da quella parte lì sono come delle cacche impazzite. No, non mi toccare! Oggi sai com'è l'acqua del mare? E per i cazzi! Allora mi getto di culo! Dai, dite pure adesso la vostra stronzata sull'omofobia, che non sai neanche che cosa significa omofobia, lo sai? Omofobo. Omofobia. Che cos'è una fobia? Paura? Paura. Vuoi che te la vada a prendere? Te la vado a prendere da Wikipedia? Allora, fobia, poi vado a cercare anche te, perché non vorrei, magari mi sbaglio. Una fobia è una paura marcata nei confronti di un elemento specifico, sproporzionata, sempre presente e spesso irrazionale rispetto alle paure comuni. Una paura. Omo, che cos'è? Uomo. Paura dell'uomo. Sì, ho paura di uomini e trolls come voi che dicono cazzate dalla mattina alla sera. E anche oggi, per concludere, mettete l'hashtag. Anche oggi, come ogni giorno, il cartonato scriverà la sua bella stronzata. Andatevi a vedere anche i video precedenti e vedete il livello di sabiduria de sta gente, che para mí son simplemente unos gilipollas. Suerte e buon viaje en vuestro mundo encantado de Narnia. Desde tu marietto milanista, con todo mi corazón, un beso a las amigas, un abrazo fuerte a mis amigos y hasta luego, haters, trolls. Que te voy a dar las gracias, porque gracias a ti están aumentando los suscriptores en este canal. Gilipollas.